Ciao a tutti i videomatori e le videomatrici di Senza Fissa Dimora. Bentornati su Senza Fissa Dimora. Riprendiamo a parlare di attualità e partiamo con un argomento caldo, anzi caldissimo, che invece YouTube non digerisce tanto bene. L'argomento di oggi è un argomento molto delicato e molto molto appassionante. Parte dal concetto di economia della conoscenza, cioè quanto influisce, al giorno d'oggi è moltissimo, quanto influiscono le conoscenze di un paese sulla propria economia. Cioè ci sono economie, geopoliticamente parlando, quindi paesi estremamente potenti che non hanno né materie prime, magari non hanno neanche tantissimo petrolio, non hanno delle produzioni estreme di energie, ma sono all'avanguardia tecnologicamente. E ciò fa di questi paesi dei posti estremamente potenti e estremamente compromettenti per quello che riguarda l'economia mondiale. In un'economia globalizzata come quella che ci troviamo a vivere adesso, anche se si stanno creando appunto degli schieramenti, ma ciò è innegabile che l'economia è globalizzata e che noi tutti quando compriamo un determinato prodotto, questo prodotto viene lavorato in diversissime parti del pianeta e alcune hanno a loro disposizione una tecnologia molto più avanzata che vendono a dei prezzi chiaramente molto più alti. Ciò fa sì che questi paesi siano delle colonne portanti dell'economia globalizzata e quindi l'economia della conoscenza è basilare per capire la geopolitica. E proprio questo è il caso di Taiwan. La storia della Cina nei confronti di Taiwan è molto particolare, infatti concede, tra virgolette, l'indipendenza, ma solo a un livello, potremmo dire, subliminare. Cioè per i più e per la burocrazia, per tutto quello che riguarda alcuni tipi di legislazione, Taiwan è a tutti gli effetti cinese, ma ha un passaporto suo, ha regolamentazioni sue, ha anche un suo esercito, ma rimane comunque e sempre una colonia cinese. Questo ruolo così difficile fa sì che la Cina non veda di buon occhio mai, e tanto che l'ha messo anche dentro la Costituzione taiwanese, che Taiwan non può essere indipendente. Nel caso in cui Taiwan volesse essere indipendente, c'è proprio un articolo della Costituzione che concede alla Cina l'intervento militare. Ma perché Taiwan è così importante? Geograficamente parlando, lo vedete qui, la cartina non mente. Tutto quello che passa, che esce dai porti cinesi, praticamente a nord di Hong Kong, quindi tantissimi porti cinesi più produttivi inviano merci che passano nello stretto di Taiwan e quindi passano da Taiwan anche per ragioni di dazi, anche per ragioni proprio di smercio. Tutto quello che è la lavorazione di semiconduttori praticamente a livello mondiale è concentrata in Taiwan e questo è un ruolo fondamentale, è un ruolo da capire perché nel caso ad esempio dell'Ucraina, che ne dicano i nostri media che ci facciano credere, tra virgolette, che di lì passino il grano di tutto il mondo, che passino le energie di tutto il mondo. Sappiamo benissimo che non è così a livello percentuale, è sicuramente importante per quello che riguarda lo sbocco della Russia in Europa e si vede da parte russa quanto è importante l'Ucraina, soprattutto la zona del Donbass e la Crimea, ma a livello proprio geopolitico Taiwan pensate che produce circa l'80, quasi 90% dei semiconduttori del pianeta. Quindi i semiconduttori del pianeta che vengono usati per tutta la tecnologia che noi abbiamo, dalle automobili ai treni, alle connessioni internet, ai modem, ai telefonini, alla televisione, ai computer, ai monitor con cui noi possiamo comunicare, iPad, eccetera, 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 passa in grandissima parte da lì. Quindi è lecito pensare che nel caso in cui ci sia un passaggio, un'escalation, quindi che la Cina voglia un conflitto, che cerchi un conflitto attraverso anche le provocazioni degli Stati Uniti, proprio in questa zona, farebbe veramente bloccare il pianeta intero, proprio per ciò che riguarda la tecnologia, che è quella che manda avanti il pianeta intero. Pensate a quante fabbriche, quanti macchinari vengono utilizzati per produrre le cose anche più semplici, ma attraverso appunto dei chip e attraverso tutti i sottoprodotti in cui si utilizzano appunto i semiconduttori.
Altro ruolo fondamentale sono le rotte appunto cinesi, ma non solo, che passano, chiamato Stretto di Malacca, uno stretto che è stato in parte portoghese, ha influenze molto portoghesi nei tempi passati, ma che ad oggi è proprio lo sbocco sull'Oceano Indiano. Uno dei fattori chiave che va considerato è il timing, e abbiamo ben visto la Pelosi che si è rischiato col suo viaggio a Taiwan proprio in un periodo così caldo, proprio per far vedere che praticamente era una provocazione contro la tigre cinese, per dimostrare che appunto la Cina non era poi così pericolosa come si voglia dire, non è così potente a livello di esercito, di controllo e di sistemi di sicurezza e soprattutto di sistemi di sorveglianza segreti e top secret per quello che riguarda la guerra in atto tra Cina e Stati Uniti. La Pelosi ha fatto questa provocazione, ma questa provocazione è stata anche un po' un boomerang, perché se noi guardiamo ad esempio un po' meglio l'aereo, il percorso che ha fatto l'aereo della Pelosi ha completamente evitato tutte le zone di volo cinese, quindi è entrata a Taiwan ma attraverso una rotta tutta particolare, schivando completamente tutta la zona, diciamo, più calda, e ha rivelato, se ancora ce ne fosse bisogno, la deriva del governo Biden, dimostrando ancora una volta che se c'è qualcuno al comando non è sicuramente il presidente di adesso, ma è molto probabilmente il clan Obama-Clinton che muove i burattini in questo schema, in questo teatro mediatico hollywoodiano, dove Barack Obama sembra ancora la persona più influente alla Casa Bianca, soprattutto per quello che riguarda le politiche estere. Va anche menzionato il conflitto di interesse della Pelosi, che ha investimenti grossissimi, lei e la sua famiglia e tutti, diciamo, i suoi sostenitori, proprio in semiconduttori, in quella ditta che si chiama Nvidia. C'è invece una contropartita, direi, molto più personale, che riguarda il presidente cinese, un presidente che rischia, tra virgolette, di essere un presidente a vita in Cina, soprattutto per il fatto che è così apprezzato, soprattutto perché a livello internazionale ha un sistema di persone che lo consigliano molto all'avanguardia, e proprio per questo non vuole essere lui la persona che perde Taiwan. È ormai diventata una cosa personale. In un'ottica di un possibile colpo di Stato, diciamo che il presidente attuale cinese farà di tutto, ma veramente di tutto, per non essere ricordato come colui che ha perso Taiwan. Dal lato americano ci sono le elezioni di mezzo mandato, che giocano un ruolo fondamentale per quello che riguarda questi 3 mesi di politica estera, appunto, dell'amministrazione Biden. Un presidente Biden che è sicuramente al suo ultimo mandato, che è sicuramente non in buona salute, che chiaramente dimostra molta incapacità e molte defiance, molti deficit, a parte quelli cognitivi suoi, anche quelli proprio a livello di amministrazione. Dall'altra parte invece abbiamo un presidente cinese che è in pienissima forma, appunto ha davanti almeno un ventennio di presidenza. Taiwan comunque rimane indipendente da molti lati, ha una sua moneta, come ho già detto, ha un suo esercito. Una volta che si entra a Taiwan ci vuole un passaporto, quindi Taiwan ha un passaporto, ma rimane per la diplomazia cinese al 100%. Una volta aveva anche dei rappresentanti all'ONU che non ci sono più. Tutti questi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 10 anni, e soprattutto questa politica di attacco da parte della Cina all'indipendenza, tra virgolette, di Taiwan, ha generato un insieme di movimenti sovranisti, soprattutto proprio Taiwan, che in molti casi rifiuta la presenza dei cinesi sia all'interno del suo territorio. Esistono tantissimi, molteplici esempi a livello sia dei negozi dove non vengono accettati i cinesi, sia proprio di pubblicità, e un ruolo fondamentale ce l'ha anche la lingua. Lingua che, appunto, il mandarino non è sicuramente una lingua semplice, è una lingua che in caso di colonizzazione, come poteva essere
un paragone con la lingua latina. Le lingue latine sono state, tra virgolette, adattate a Francia, Spagna, Italia, a seconda di dove l'impero romano si espandeva, la lingua veniva un po' modificata perché comunque il latino era una lingua facile da modificare, quindi che favoriva la colonizzazione. Tutto questo non si può dire del mandarino perché è una lingua estremamente complessa e che proprio a Taiwan non è mai venuta veramente accettata al 100%. Un ruolo fondamentale ce lo può avere anche il petrolio in questo conflitto, che chiaramente il petrolio non manca mai quando si tratta di conflitti almeno degli ultimi 60 anni, non manca mai di giocare il suo ruolo fondamentale e nel caso di Taiwan ha anche delle ottime riserve di petrolio. C'è un secondo fattore determinante che è quello dell'indipendenza energetica di Taiwan. In questo ambito, in questo scenario, tutti i paesi vicini, quindi la Malesia, le Filippine, Singapore, che più di una volta si è schierato apertamente contro il colosso cinese. Insomma, in questa zona geografica, se c'è una cosa che accomuna qualcuno di questi stati è proprio lo schieramento contro la Cina ed è qui che marcia, tra virgolette, la politica filoamericana, alimentando questo movimento contro il colosso cinese, che riesce a mettere insieme appunto stati così diversi come quelli come quelli che ho menzionato poco fa, che normalmente tra di loro, diciamo, non vanno certo d'accordo, non sono certo degli esempi che vanno d'accordo tra di loro proprio in questa zona geografica, ma quando si tratta di essere contro la Cina, invece sì, trovano un punto, forse l'unico, di comune accordo. Taiwan in questa zona è la più competitiva di tutti, è quella che per l'economia della conoscenza si colloca ai punti più alti, perché è tecnologicamente la più avanzata, perché i prodotti che lavora sono i più avanzati, nonostante appunto non abbia materie prime. Ma questa conoscenza che fa sì che praticamente sia per le altre quasi impossibile fare a meno dei prodotti di Taiwan. In caso in cui ci sia un conflitto, in caso in cui questo blocco, soprattutto quello di Taiwan, venga fermato anche per poche settimane, per pochi mesi, in un scenario possibile come potrebbe essere similare a quello ucraino, che quindi il commercio, le navi vengano bloccate, si subirebbero dei ritardi enormi e delle conseguenze a livello globale veramente catastrofiche. Il periodo coincide anche con un periodo di crisi economica senza precedenti per quello che riguarda la Cina, il famoso caso Evergrande per quello che riguarda la speculazione edilizia, questi giganti che hanno prodotto enormi cantieri, ma cantieri che noi in Europa non possiamo neanche immaginare, non sono stati completati, gli investimenti sono stati fatti, persone hanno comperato, c'è chi ha comprato appartamenti, centinaia, migliaia di appartamenti sono stati venduti senza essere completati e quindi in questo periodo si assiste a delle demolizioni enormi di stabilimenti incompleti, di zone completamente abbandonate, fantasma, di città fantasma, ma che in Cina hanno un ruolo pesante nell'economia interna, soprattutto in quell'economia che è in crescita, che è l'economia che lavora e che produce. In una Cina dove ancora vige la legge del 99 anni, quindi non si è proprietari praticamente di nulla, ma si acquisisce il diritto ad abitare un certo suolo per 99 anni. In contrasto di questa situazione c'è lo schieramento, quindi la spaccatura a livello geopolitico mondiale di quello che prima poteva essere chiamato globalismo e quindi della mondializzazione, che invece adesso è apertamente divisa in due grandi schieramenti. Da una parte possiamo mettere anche i BRICS, tutti i paesi che si sono staccati dal dollaro e che quindi subiscono, tra virgolette, le sanzioni o approfittano delle sanzioni per commerciare tra di loro, tra cui c'è anche l'incognita, sempre dietro l'angolo, del Vietnam, uno spettro, quello del Vietnam, che aleggia sempre sopra gli Stati Uniti, ma non solo. Il Vietnam è molto famoso perché non si è piegato a nessuna delle potenze mondiali che hanno provato a invaderlo, e sono tante quelle che negli anni ci hanno provato, senza riuscirci. Vietnam, che invece conserva degli ottimi rapporti, soprattutto commerciali, con la Cina, e che in un ipotetico schieramento che apra, tra virgolette, ancora di più il commercio con la Cina, si trova appunto in una zona in cui il suo ruolo strategico, anche militare, di amico della Cina, scombusolerebbe veramente l'equilibrio di questa zona.
Dall'altra parte, l'export taiwanese è fondamentale soprattutto proprio per il mercato cinese e quindi per il mercato americano e europeo. C'è un doppio filo conduttore che fa pensare a un blocco ipotetico di questa zona, la cui prima vittima probabilmente sarebbe proprio la Cina. Nel caso in cui una guerra si scatenasse in quest'epoca, in questa zona, è lecito pensare che qui sì, veramente si potrebbe verificare un insieme di blocchi, soprattutto per quello che riguarda l'energia, la produzione di energia, perché i semiconduttori, in Europa soprattutto, giocano un ruolo fondamentale per la distribuzione dell'energia su tutto il territorio europeo. Produzione, energia nucleare, energia eolica, tutte vengono fatte con applicazioni, a partire da applicazioni, ma fino a tutto l'hardware e il software che sfrutta tecnologie prodotte in queste zone, prodotte sia da Taiwan che dalla Cina. Spero che questo video vi sia interessato, che l'argomento vi sia interessato. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, qual è la vostra opinione, che è sempre importante per me leggere, ma soprattutto per voi tutti condividerle, in maniera di allargare il più possibile la rete e se vi ho dato delle nuove idee, dei nuovi spunti, vi invito a mettere un pollicione in su, ad abbonarvi al canale e se volete anche offrirmi un caffè potete sfruttare tutti i link che trovate in descrizione per fare una piccola donazione al mio canale in modo da farmi crescere ancora di più sia come contenuti che come qualità. Grazie ancora a tutti voi e alla prossima.